Ciao, oggi il video del giovedì lo faccio a casa perché è il 24, siamo chiusi, siamo in vacanza, per cui non sono andata al centro. Però ho deciso, sono stata un po' indecisa per tutta la mattina su che video fare, quale fosse opportuno fare per Natale, se fosse opportuno farlo e soprattutto dove farlo, perché in casa nostra c'è il delirio prenatalizio dei bambini, per cui trovare un angolo tranquillo oggi non è stato facile. Però ho deciso di fare lo stesso il video e ho deciso invece di fare un video di pratica di asana, pratica fisica. Vorrei riprendere il discorso che avevamo iniziato a novembre sulla meditazione e vorrei fare un altro video su una piccola meditazione per chi comincia a meditare e non sa da che parte iniziare. Ho pensato che un video di meditazione fosse adatto anche per questi giorni, per questo momento, un po' perché il 21 c'è stato il solstizio d'inverno, quindi la natura e il momento ci portano verso l'introspezione, verso la raccolta dell'energia al nostro interno più che alla dispersione verso l'esterno. E il momento del Natale, spesso con gli impegni, gli incontri, le corse, i regali, ci porta invece a disperdere tanto l'energia verso l'esterno. Per cui il momento della meditazione potrebbe essere un piccolo momento dedicato a noi stessi, anche per pochi minuti, per poter ricaricare e poterci ricaricare e ritrovare il nostro centro. Inoltre quest'anno a Natale, dopo 38 anni, a Natale cade anche il giorno di luna piena. La luna porta desiderio di introspezione, di calma, è notturna. È l'opposto del sole, dell'energia, dell'azione, per cui ho pensato che la meditazione fosse perfetta per questo momento. La luna piena potrete già vederla stasera, sembrerà piena, in realtà ne manca proprio una fettina minuscola e sarà piena all'alba. Ora non so, io vi auguro di dormire, però all'alba già sarà possibile vederla, il 25 notte poi sarà completa. Allora, troviamo una posizione comoda, ci possiamo mettere con le gambe incrociate o in Siddhasana con un piede all'interno della coscia opposta e l'altro piede davanti, oppure con un piede sopra l'altro in modo che le caviglie siano una sopra l'altra, oppure nel mezzo loto. Vedete come riuscite a stare più comodi, è una posizione che terremo per qualche minuto, o se riuscite a meditare per più di qualche minuto e essere comunque in una posizione comoda, in modo che vi permetta di dimenticare il vostro corpo, di non avere l'attenzione puntata sui fastidi e sui dolori del corpo, ma di spostare l'attenzione come al solito al respiro. Ci rilassiamo, chiudiamo gli occhi, facciamo un bel respiro ed espirando cerchiamo di rilassare le spalle, abbassando leggermente il mento in modo da riuscire più facilmente a tenere la schiena dritta. Cominciamo a respirare tranquillamente e ad ogni respiro proviamo a portare la nostra attenzione all'espirazione. Possiamo sentire l'aria che esce dalle narici. Senza intervenire, semplicemente ascoltiamo il nostro respiro e portiamo la nostra attenzione all'espirazione. L'espirazione è forse l'unico momento in cui spontaneamente lasciamo andare qualcosa ed è forse il primo passo che possiamo fare verso il distacco. Il
il distacco come opposto all'attaccamento e non sinonimo di menefreghismo, ma capacità di essere ancora più presenti, proprio perché non ci facciamo travolgere dagli eventi, ma siamo in grado semplicemente di osservarli e di accettarli per quello che sono. Ad ogni ispirazione, mentalmente osserviamo l'aria che esce dalle narici. Potrà capitare che qualche pensiero si affaccia alla nostra mente. Non c'è nulla di male, è normale, come abbiamo detto nello scorso video. È normale che, soprattutto le prime volte, tutto quello che dobbiamo sistemare, ripulire, torni a galla. Cerchiamo di non farci travolgere da quello che viene fuori dal cassetto di cui abbiamo parlato l'altra volta. Semplicemente osserviamolo e sistemiamolo ed etichettiamo questo momento con la parola pensiero. Una volta etichettato il pensiero, ritorniamo a portare la nostra attenzione all'espirazione. Continuiamo a respirare. E se qualche pensiero si affaccia, etichettiamolo come pensiero, stando attenti al tono della nostra voce mentale ogni volta che lo etichettiamo. Cerchiamo di non usare un tono giudicante, cerchiamo di non rammaricarci perché è spuntato un nuovo pensiero. Cerchiamo di mantenere una posizione neutra rispetto ai pensieri che si affacciano alla nostra mente. Cerchiamo di dedicarci questo momento. Lasciamo da parte tutte le cose che ancora ci mancano da fare, tutti gli impegni. Questo momento è solamente nostro ed è il momento in cui ci possiamo ricaricare per poter poi essere ancora più presenti quando ci troveremo in mezzo alle altre persone durante queste feste di Natale. Ancora un bel respiro profondo e espirando lasciamo andare tutto quello che non ci serve e piano piano riapriamo gli occhi. Ovviamente potete fare questa meditazione, potete farla durare tutto il tempo che volete. Queste sono solo delle indicazioni per cominciare a meditare e bastano anche 3 minuti al giorno affinché possa essere efficace la meditazione e farci stare meglio, più rilassati, più presenti durante la giornata. Come forse avrete sentito, ci sono un po' di rumori di fondo perché è praticamente impossibile in una casa in cui abitano 5 persone trovare silenzio, ma fa parte anche,
della nostra capacità e della nostra, del nostro desiderio di ritagliarci qualche istante per noi stessi, trovarlo anche in mezzo alla confusione, perché non viviamo sulla cima di una montagna, ma viviamo in mezzo agli altri. Buon Natale, buone feste e ci vediamo settimana prossima. Ciao.